Ehi hey Google, come collego il mio impianto stereo a internet? Ciao, per collegare il tuo impianto stereo alla rete devi consultare iFight. Chiedi a Fabrizio. Per collegare il tuo stereo a internet, chiedi ad Elipson. Ciao ragazzi, no, scherzavo. Semplicemente per dire che Elipson, il famoso brand francese, ha la risposta perfetta a questa domanda. E qui in iFight abbiamo scovato questo prodotto e oggi vi parleremo di Connect Wi-Fi, l'oggetto proprio che fa per voi per collegare il vostro impianto stereo alla rete Wi-Fi, quindi ad internet. Sì, cari amici, la risposta ad una domanda abbastanza complessa ed importante, quella di collegare il nostro impianto, le nostre esigenze di ascolto, alla rete internet, quindi al Wi-Fi di casa, è relativamente semplice. Domanda complessa, risposta semplice. E in questo ci ha pensato appunto Elipson, brand francese che dal 1938 si occupa di audio e soprattutto in quest'ultimo periodo ha attenzionato molto la fruibilità, l'usabilità e la versatilità, nell'ascolto dell'audio, che probabilmente è una delle cose più importanti. In questo caso bastano 38 grammi e circa 140 euro veramente per svecchiare il nostro impianto, ma non solo, vedremo poi altri tipi di applicazione. Ma soprattutto con questa cifra e con questo impegno dimensionale porteremo veramente il nostro impianto nella rete, lo porteremo ad un livello successivo. Quindi, quando i vostri amici che hanno streamer, che hanno sistemi che già si collegano da soli al wifi, alla rete, ascoltano radio internet, ascoltano Spotify da telefonino, a questo punto anche il vostro impianto potrà essere portato a quel livello. Quindi massima apertura e allargamento degli orizzonti. Il Connect Wi-Fi è prodotto dalla Elipson, brand francese come ricordato, che ha una lunghissima storia nel campo dell'audio, la produzione di altoparlanti ed altro, sempre relativi all'ascolto dell'audio, in ambito professionale, installazione, portatile, tantissimi, tantissimi prodotti, fino ad arrivare all'high-end puro, nel vero senso della parola, con diffusori anche di altissimo livello, ha, come dicevo prima, attenzionato la usabilità e la fruibilità dei moderni sistemi, grazie appunto alla tecnologia che oggi ci permette di ascoltare nella massima semplicità, ormai il mondo, l'orizzonte è davvero ampio e molto largo. Il Connect Wi-Fi è un ricevitore, Wi-Fi appunto streamer con DAC interno che permette di inserirsi nel nostro ambiente, nel nostro network domestico, farsi vedere e attraverso un'app che permetterà di gestire file residenti, musica in streaming come Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, radio internet e poterle inviare tranquillamente nella massima qualità al nostro amplificatore che non è dotato di connessione Wi-Fi, che non è dotato di connessione internet e non ha uno streamer interno. Adesso vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Eccolo qui davanti a noi, compatto. Tiriamolo fuori dall'imballo e vediamo cosa abbiamo dentro e come utilizzare questo prezioso oggetto. Benissimo, la prima cosa che viene all'occhio è veramente compatto, è veramente piccolo. Infatti, eccolo qui, il cuore pulsante, l'oggetto in sé è semplicemente questo piccolo scricciolo che permetterà, ripeto, di fare streaming in alta qualità e rendere il nostro impianto modernissimo e aperto a qualsiasi tipo di informazione musicale o di streaming si voglia fare. All'interno quindi troviamo il Connect Wi-Fi, eccolo qui, adesso lo spieghiamo nel dettaglio. Due cavi, uno di alimentazione, un USB ed un cavo adattatore, che vedremo adesso nel dettaglio perché può essere comodo. Bene, dopodiché un piccolo manuale che ci permetterà di essere sicuri nell'installazione e ci guiderà brevemente nella installazione del nostro Connect Wi-Fi. Quindi questo è quanto troviamo nella confezione. Prima cosa, il Connect Wi-Fi deve essere alimentato. Troviamo una presa USB-C per l'alimentazione, il cavo, eccolo qui, che ci permetterà di alimentare il nostro Connect Wi-Fi attraverso una alimentazione USB 5 volt che normalmente, solitamente troveremo, e magari questa è la risposta al perché, magari alcuni altoparlanti, alcuni sistemi hanno semplicemente posizionate nella parte posteriore una presa USB-A con scritto di servizio, power only, cioè alimentazione soltanto. Serve proprio a questo scopo, per poter evidentemente alimentare sistemi o apparecchiature che abbiano necessità di alimentazione e quindi possano essere collegate direttamente dietro.
Ove questo non sia possibile, non ci sia un'alimentazione USB 5 volt vicina al nostro device, al prodotto che amplificherà il nostro segnale, possiamo utilizzare tranquillamente un qualsiasi caricatore USB che troviamo tranquillamente in commercio. Dopodiché, nella parte principale, la parte più evidente, troviamo due connettori RCA e sono le uscite audio analogiche già convertite da digitale con un ottimo convertitore interno. Parliamo di un DAC Sabre 9023, quindi grande attenzione anche alla qualità audio di questo oggetto. Bene, queste due uscite sono posizionate fisse in questo modo perché rispettano uno standard di spazio fra i due connettori e normalmente nella stragrande maggioranza delle elettroniche, parliamo del nostro amplificatore dove andremo a collegare questo nostro Connect Wi-Fi, solitamente risponde alle distanze esatte dei connettori RCA femmine, quindi basta inserirlo nella parte posteriore e resterà fisso per conto suo. Ove questo non sia possibile perché i connettori hanno una distanza diversa, non è possibile metterlo dietro per qualsiasi motivo di spazio, di profondità, allora ecco che interviene il cavo adattatore che permetterà, senza forzare, mi raccomando, è sempre bene evitare di forzare eventualmente il posizionamento del Connect Wi-Fi su connettori che sono relativamente troppo distanti, a questo punto avremo la possibilità di metterlo dove vogliamo e quindi posizionarlo nel miglior modo possibile. Quindi a questo punto questo è quello che avremo da sistemare, da aggiungere sul nostro amplificatore per collegarci alla rete e ad internet. Bene, questo è l'hardware. Una volta collegato, automaticamente si farà vedere in rete, sarà disponibile in rete e quindi sarà possibile intercettarlo per poterlo gestire con l'app dedicata, l'app Elipson Connect. A questo punto bisogna semplicemente metterlo in funzione, farlo funzionare. Prima di continuare nella visione, vi ricordo di iscrivervi al canale per far crescere la community, mettere mi piace al video ed abilitare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle nostre novità. E quindi come facciamo a fare questo? Non c'è nessuna possibilità di intervenire direttamente sul prodotto, ma tutto avverrà attraverso una applicazione per ambiente Apple oppure Android, che è appunto la Elipson Connect, che è un'applicazione che ha una grandissima capacità di operazioni possibili da fare, quindi permetterà in primis di gestire il tipo di musica, dove vogliamo prendere la musica, che può essere una musica residente sul nostro telefono, può essere musica in streaming, la possiamo prendere dai servizi di streaming migliori come Qobuz, Tidal, Deezer, possiamo ascoltare musica che è nel nostro ambiente, protocollo DLNA, quindi sarà possibile per esempio far rendere visibile una cartella del nostro computer e poter inserire musica lì dentro e fare streaming, cioè prelevare musica di lì e portarla al nostro amplificatore. Tutto tramite un'applicazione che è molto semplice, intuitiva e soprattutto è in lingua italiana. Ma udite udite, altra cosa importante che porta in dote il nostro Connect Wi-Fi è la possibilità di ascoltare radio internet. Infatti inclusa c'è la possibilità della connessione a VTuner e questa radio internet permetterà, per chi non conosce questo mondo, di ascoltare oltre 150.000 stazioni provenienti da tutto il mondo. Ed è anche bello perché è possibile attraverso la scelta e quindi la categorizzazione delle stazioni radio poter scegliere per nazionalità, tipologia di musica, anni. È bellissimo e spesso e volentieri si trovano anche radio che non hanno all'interno pubblicità, quindi si può anche mettere musica di sottofondo anche in buona qualità. Di fatto è un vero e proprio streamer, ma infatti lo è. L'applicazione completa permette soprattutto anche poi di gestire volume, ovviamente, tutto quello necessario, loudness, quindi la possibilità di aggiustare magari anche il suono per momenti nei quali ascoltiamo a basso volume, ma soprattutto, ed è una cosa molto interessante, quella di gestire il multiroom. Ebbene sì, il famoso multiroom se ne parla tanto, la possibilità di ascoltare e di gestire attraverso un'unica applicazione, un unico smartphone, per esempio, l'audio nei nostri ambienti di casa, nei diversi ambienti di casa, cucina, studio, camera da letto. Se i prodotti rispondono ad un protocollo e possono essere gestiti da un'applicazione unica, essi saranno gestiti dalla stessa e quindi si potrà decidere cosa ascoltare in un ambiente, a che volume farlo, se sì e no. E qui si apre, si allarga il discorso di Elipson, che non ci lascia da soli, ma
ci permette anche attraverso altri oggetti di poter interagire e quindi creare un ambiente multiroom dentro casa, fino addirittura a 10 stanze, quindi a 10 diverse location, a 10 diverse tipologie di ascolto e di fruizione nel nostro ambiente. Questo è bellissimo perché con poco ed in semplicità relativamente possiamo finalmente godere della nostra musica, avere tutta l'emozione dell'ascolto e quindi tutta la tranquillità e poter fare la doccia di musica, quindi poterci curare con la nostra musica all'interno del nostro ambiente, ovunque si sia, che si sia in salotto, in cucina, in camera da letto. E questo lo fa attraverso la produzione, attraverso la immissione a catalogo di altri oggetti della serie Connect che potranno linkarsi fra loro, ma rispondono a diverse esigenze. Il primo che abbiamo qui a fianco è il Connect 250, che garantisce ed offre le stesse soluzioni del nostro Connect Wi-Fi, ma include in più un amplificatore da 50 watt all'interno. E questo permette, per esempio, un utilizzo con degli altoparlanti passivi che abbiamo. Abbiamo una coppia di casse piccoline da poter utilizzare. Vogliamo utilizzare degli altoparlanti da incasso, per esempio, per un secondo ambiente? E quindi personalizzare questo secondo ambiente? È possibile, grazie al Connect 250, inviare segnale come per i Connect Wi-Fi, ma dargli anche potenza e quindi gestirlo con una coppia di altoparlanti. Possiamo anche integrare il nostro sistema e comandare dalla stessa app anche il V35, il sistema all-in-one dell'Ellipson, del quale abbiamo parlato anche in altri video che vi abbiamo presentato, un prodotto di gran successo, anche perché di design molto potente e anch'esso inseribile in maniera molto elegante, molto discreta nei nostri ambienti. Ultimo, ma non ultimo, è in arrivo, è proprio presentato e lo attendiamo nei prossimi giorni, il iconico Music Center, che è un prodotto che Ellipson produce da tanti anni, da quasi un decennio, ed è un all-in-one, un sistema, praticamente un'amplificazione con sorgente, con lettore CD, ingresso Bluetooth, una buona amplificazione Ace Power di Bang & Olufsen da ben 120 watt per canale, quindi grande qualità in una forma molto bella, come possiamo vedere è un disco in finitura nera molto molto elegante, e tutti questi oggetti fra di loro potranno essere gestiti dall'applicazione app di Ellipson Connect. Bene, abbiamo visto come tramite il Connect Wi-Fi è possibile portare il nostro attuale impianto stereo ad un livello successivo, quindi integrarlo nella rete, portarlo nel mondo di internet, nel Wi-Fi. Abbiamo visto come grazie all'applicazione è possibile integrare questo singolo oggetto insieme a tutta la sua catena, la famiglia Connect, attraverso il Connect 250, del quale vi parleremo approfonditamente in un prossimo video, del Music Center HD Connect e del W35. Attraverso l'app è semplicissimo ed è godibilissimo utilizzare ed ascoltare musica in questo senso. Bene ragazzi, che si tratti di un amplificatore di qualsiasi livello ma non dotato di streamer e di connessione ad internet, che si tratti di un diffusore amplificato come una Spectrum X5BT, un Eltax Monitor BT, un qualsiasi diffusore amplificato che non abbia connessione, che non sia dotato di connessione ad internet, con il Connect Wi-Fi risolverete questa cosa. Con un minimo impegno economico, con grande qualità, vi ripeto, l'attenzione addirittura al convertitore, la conversione DAC, stiamo parlando di un Full HD 24 bit 192 DAC Sabre 9023, tutto questo renderà l'ascolto di musica ancora più ampio, più piacevole e più semplice. Bene ragazzi, per oggi è tutto da LiFi It, al prossimo video!